Siamo lamentati della questione delle interdittive e quindi abbiamo cercato a continuare una battaglia che io avevo iniziato da molto tempo già all'interno dell'ANCE, della Federazione dei Costruttori e poi all'interno di Confindustria sul tema delle interdittive, anche lì ovviamente coniugando la parola interdittiva in termini anche lì di diritti negati, poi spiegherò brevemente cosa intendo dire. L'altra direttrice è quella che ha animato Pierpaolo Zalentieri. Io ricordo è passato un anno esatto quando noi ci siamo ritrovati tutti insieme a Pova, allora quando il comune di Pova è stato sciolto, quindi un altro dei temi per cui noi ci siamo messi insieme, abbiamo ritenuto assolutamente importante metterci insieme, è il tema dello scioglimento dei comuni, perché riteniamo anche lì che non sia quello lo strumento per risolvere il problema del posizionamento della criminalità organizzata all'interno delle pubbliche amministrazioni, così come per le interdittive non è quel tipo di applicazione che si fa oggi delle interdittive lo strumento per combattere il posizionamento nei pubblici appalti. In tutto questo ci ha aiutato molto peraltro il Partito Radicale, che è stato eletto in più di un'occasione, abbiamo fatto le assemblee, quindi di questo si è fatto promotore un esponente importante nazionale del Partito Radicale che è Gianpaolo Cadanzariti, l'avvocato Gianpaolo Cadanzariti, anche lui che fa parte del nostro direttivo. Poi ovviamente lo lascio per ultimo, non per importanza, l'esperienza di Ilario con il movimento 22 ottobre. Il 22 ottobre è la data, voi certamente lo sapete meglio di me, in cui l'anno scorso è stato indetto il referendum del Lombardo Veneto, quindi questa è l'impronta molto per gli analisti del nostro movimento, perché noi abbiamo fatto un incontro a Siderno proprio il 22 ottobre, è stata la data di nascita del suo movimento, proprio per rivendicare i diritti negati anche in quel caso del Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno purtroppo con quell'occasione ha dimostrato di essere ancora una volta molti passi indietro rispetto a quello che avviene nel resto d'Italia, perché c'è questa spinta federalista che con questo tipo peraltro di maggioranza che c'è in questo momento al governo può darsi che rischia di aprire un divario ancora maggiore. Quindi questo è diciamo, il percorso comune che abbiamo fatto, quindi a questo punto abbiamo deciso di metterci insieme, abbiamo fatto queste varie tappe in questi mesi, per cui c'è stato anche un momento fondativo, formale, con un atto costitutivo firmato dal notaio, c'è un manifesto ovviamente legato al manifesto politico, legato all'atto costitutivo, che è un manifesto politico che racchiude un po' tutti questi temi a cui ho fatto riferimento fino ad ora, che riguardano un po' i diritti. Ovviamente c'è la parola giustizia è la parola che noi portiamo come nostro slogan principale, perché va coniugata diversamente da come oggi invece viene coniugata la parola legalità, perché come sapete che la legalità ormai è stata una parola che è stata distorta completamente, perché legalità vuol dire fare la giustizia ognuno a modo suo, negando i diritti di chi è più debole in questo momento. E noi in questo momento sappiamo chi è più debole, soprattutto dalle nostre parti, ecco perché facevo prima un riferimento al modo di applicazione di alcuni strumenti per quanto riguarda appunto lo scioglimento dei comuni o per quanto riguarda i criteri delle interdittive. Io mi sono trovato tra le mani, peraltro, mi fa piacere ricordarlo quando sono portato, anche perché questo articolo è stato scritto da Pasquino Pupi, credo che lui se fosse ancora tra di noi oggi non avrebbe fatto mancare la sua presenza, è un articolo del 2013 scritto sulla Riviera in occasione dell'assemblea di Confindustria, quando davanti al procuratore De Rao, per dire da quanto lontano parte e quanto piacere mi fa trovarci oggi tutti insieme a parlare ancora di questi temi, davanti al procuratore De Rao abbiamo detto che le interdittive, così come sono state concepite e così soprattutto come sono applicate, non servono assolutamente a combattere l'incondizionamento, semmai servono a distruggere l'economia sana che ci sono i nostri territori, e l'unico vero ingrediente per combattere la criminalità è il lavoro. Ecco perché arriviamo alla terza parola del nostro acronimo, della nostra natura sociale, che è il lavoro, perché ovviamente se questi sono i presupposti fondativi per cui noi ci troviamo tutti insieme sotto lo stesso tetto, è chiaro che da qui in avanti noi dobbiamo guardare anche allo sviluppo, dobbiamo guardare alle proposte, dobbiamo guardare a quelle che sono poi il nostro ruolo all'interno della nostra società. E siamo molto ben consapevoli che c'è una forte domanda di politica fatta come può darsi non è stata fatta fino adesso, perché voi sapete che ormai c'è un accorciamento talmente
talmente forte tra le elite, tra le classi dirigenti e il popolo, da annullare ogni distanza, per cui ogni cosa ormai è divenuta possibile, per cui c'è addirittura un avviso, leggevo l'altra volta l'articolo di Barbano di Comiato dal Mattino, purtroppo anche questo spiacevolissimo incidente di percorso, perché credo che sia stata una grave perdita per la stampa italiana, Barbano, ci sono il suo editoriale di Commiato ha detto che la crisi di questo tempo è la crisi del suo linguaggio, la crisi del paese è la crisi del suo linguaggio. Infatti noi assistiamo a una semplificazione davvero scandalosa del linguaggio, quindi noi siamo invece convinti che non si può assolutamente cambiare le cose se non si cambia il linguaggio, se non si fanno delle analisi approfondite sulle varie questioni, e quindi le proposte non possono prescindere da un'analisi approfondita dei vari temi che devono essere ovviamente portati all'attenzione. Quindi lavoro, ovviamente noi vogliamo giocare il nostro ruolo all'interno appunto del dibattito politico con delle proposte che possano realmente incidere sulle dinamiche economiche dei nostri territori. Penso per esempio al grande tema della città metropolitana completamente dimenticato. Voi sapete che la città metropolitana è nata come motore dello sviluppo, di fatto si è risolta in una sostituzione sic et semplicitor della provincia in città metropolitana. A questo punto era meglio la provincia piuttosto che la città metropolitana, perché a questo punto voi sapete che io da quando mi occupo di questi temi anche all'interno di Confindustria ci siamo svolati, abbiamo fatto documenti, abbiamo pubblicato dei libri per dire delle pubblicazioni per dire quello che andava fatto, cioè il presupposto essenziale della città metropolitana è il piano strategico. Cioè non ci può essere una città metropolitana senza piano strategico, non ci può essere, e poi il documento di indirizzo politico e programmatico delle città metropolitane che deve parlare del porto, deve parlare dell'aeroporto, deve parlare di questi temi. Ovviamente deve dire qual è la vocazione e a cosa punta un territorio o una città se vuole avere un futuro dal punto di vista del lavoro. Voi pensate, commentavo prima con qualcuno di voi, che si parla tanto di ZES, la ZES è completamente snaturata perché è stata poi alla fine approvata sotto forma di veto di imposta, che è una cosa che c'è già, quindi non innova nulla da questo punto di vista, non porterà purtroppo nessun tipo di contributo allo sviluppo e ai posti di lavoro. E all'interno del comitato di indirizzo della ZES, che ancora deve nascere, il cui presidente è il presidente dell'autorità portuale, che è un commissario, siamo gli unici in Italia ad avere l'autorità portuale commissariata, cioè non c'è il sindaco della città metropolitana, c'è il comitato di indirizzo della città metropolitana senza il sindaco della città metropolitana, quindi c'è una evidente carenza di coordinamento abbastanza evidente nel legislatore. Quindi io concludo questa mia considerazione per dire appunto chi siamo e cosa vogliamo fare, non tralasciando ovviamente poi lo slogan che è il Mezzogiorno in Movimento, perché appunto noi ci vogliamo mettere in movimento insieme a tutti voi. Noi siamo costituiti, ci siamo messi in cammino, adesso il lavoro grosso comincia da adesso, perché dobbiamo cominciare a condividere i nostri obiettivi, a condividere il nostro manifesto politico e a rendere sempre più grande la nostra famiglia. Ovviamente facciamo anche un appello, lo faremo sempre più forte da qui in avanti, perché vogliamo essere sempre più numerosi, soprattutto vogliamo imbarcare all'interno della nostra famiglia chi la pensa come noi e chi vuole dare un contributo. Pensiamo di fare un direttivo allargato tematico, questa è una cosa molto importante, che si occupa dei vari temi che attengono allo sviluppo, quindi da qui in avanti chi vorrà partecipare ovviamente faccia riferimento a noi, perché per noi è molto importante avere delle persone che diano dei contributi in termini di analisi, ripeto, è molto importante analizzare i problemi, perché le proposte non possono prescindere da un'analisi fattuale dello stato delle cose. E anche in questo senso noi ci proponiamo come soggetti diversi, quindi non pensiamo di risolvere i problemi quando parliamo di slogan, non abbiamo slogan esemplificativi che a grandi sciabolate, come diceva un mio professore, pretendono di risolvere i problemi, perché i problemi sono complessi, la società è molto complessa e quindi la soluzione dei problemi è altrettanto complessa. È sempre un contemporaneamento di esigenze quando bisogna trattare di questioni politiche. E prima della politica ovviamente non avviene nulla, non c'è nulla che possa fare o che possa proporre delle soluzioni rispetto a una classe dirigente di cui si sente la cui autorevolezza, la cui capacità di analisi, la cui capacità di approfondimento si sente fortemente alla mancanza. Quindi questi sono i nostri auspici, su questo noi vi chiediamo ovviamente il vostro contributo, contiamo ovviamente, come dicevo prima, di adottare un linguaggio che sia lo stesso
tempo efficace, proprio in ragione del fatto di quelle premesse a cui facevo riferimento, e quindi che abbia la stessa efficacia del linguaggio comunista, un linguaggio però eccessivamente semplificatorio, ma allo stesso tempo, appunto, sul fatto di analisi, sul fatto di considerazione di merito, abbia la stessa efficacia e raggiunga allo stesso modo larga parte della popolazione, soprattutto in questo momento quando noi abbiamo bisogno di essere molto, molto propositivi. Quindi, senza scorciatoie, pensiamo che non ci possono essere scorciatoie, abbiamo una visione d'insieme, vediamo che è abbastanza adeguata ai bisogni dei nostri tempi, quindi i nostri obiettivi, ovviamente su questo ci misureremo, su questo lavoreremo, andremo ovviamente fuori provincia, considerate che adesso ci sarà la finale campagna, quindi queste cose poi chi interverrà dopo di me certamente ne parlerà un poco più approfonditamente. Noi abbiamo aderito addirittura fattivamente, dando un contributo anche dal punto di vista dell'elaborazione alle proposte di legge che ha lanciato il Partito Radicale per quanto riguarda gli 8 punti, di cui 2 di quegli 8 punti che riguardano appunto lo scioglimento dei comuni e riguardo il tema delle interdittive, li abbiamo elaborati noi con la collaborazione dell'avvocato Granzaliti, per quanto riguarda le interdittive ha collaborato l'avvocato Lalluzzo con lo scioglimento dei comuni, un contributo importantissimo e essenziale l'ha dato per Paolo Zarettieri, quindi peraltro questa è una delle cose che vi invito a sostenere, sarà uno dei prossimi impegni dei prossimi giorni, perché partiremo con dei gazebo in provincia, anche fuori dalla provincia, per raccogliere le firme, perché ci crediamo molto al raggiungimento di questo obiettivo, anche in considerazione del fatto che voi penso lo sapete, adesso non è più come prima, perché fortunatamente finalmente è cambiato il regolamento del Senato, per cui se noi riusciamo a raggiungere le 55.000-60.000 firme per poi averne 50.000 valide, le proposte di legge devono essere obbligatoriamente calendarizzate in Senato. Quindi noi cercheremo di raggiungere nel tempo che è dato dalla normativa, che sono 6 mesi mi pare, tra l'altro siamo stati io con l'avvocato Pedanzarini in Cassazione, proprio il giorno del deposito eravamo presenti sia io sia lui, in questo arco di tempo che ci viene dato per la raccolta approfondiremo il nostro massimo impegno per raggiungere questo obiettivo, coinvolgendo anche le altre province, quindi faremo un tour per le altre province per raccogliere queste firme e anche su questo ovviamente siete invitati a partecipare. Tutto questo perché è quello che noi alla fine vogliamo raggiungere come obiettivo, penso che è condiviso da tutti, che è quello di una società più giusta, più libera soprattutto con più lavoro. Quindi vi faccio gli auguri a tutti voi, vi faccio gli auguri per primo io. E concludo con l'intervento lasciando la parola a chi vuole intervenire dopo. Grazie. Così Andrea, tutto bene.